atterrato sulla Luna. E nel mondo della musica ci sono giovani rapper italiani che spopolano sulla rete, superando nei numeri delle classifiche digitali le star del pop rock internazionali. Sentiamo Bruna Fattenotte. Sono una rockstar. Ai bagni di folla con i giovanissimi fan è ormai abituato. Capelli rossi, incisivi, placcati d'oro. È lui, Jonathan Boschetti, in arte sfera e basta, classe 1992. L'ultima rivelazione, macina record. Re del trap, si autodefinisce e i numeri gli danno ragione. 8 milioni di stream al giorno per il suo nuovo disco è un successo che ha varcato i confini del paese. Trap, ma anche il rap puro, con buona pace dei big della musica pop, a dominare le classifiche ci sono loro. Da Nitro a Gali fino a Mr. Rain. Un mistero per gli adulti, un mito per molti adolescenti, un successo, raccontano, esploso dopo anni di lavoro sotto traccia, soprattutto online. Direi che è un successo costruito. Se fossi stato predestinato sarei nato ricco, non avrei avuto bisogno di fare il rapper. Tra i temi dei brani, spesso controverse storie di periferia e dipendenza, ma anche amicizia, ragazze, amore. Tanti gli stili, tanti i sottogeneri, spesso diversissimi tra loro. Ma un minimo comune denominatore c'è: la giovane età, la forza di metriche e rime e l'utilizzo massiccio della rete, come nel caso di Mr. Rain. Un vero self-made rapper, voce fuori dal coro dell'hip hop per i testi impegnati, che è riuscito ad emergere così. Ho cominciato a produrmi le canzoni, a girarmi video, a farmi le grafiche, a farmi davvero tutto, quindi direi con costanza. Mi vogliono diverso da quello che sono, ma... Ci fermiamo qui per questa edizione, adesso le nostre rubriche...